Informiamo il gentile pubblico da casa che il nostro Saro risponderà con 3 ore di ritardo alle domande del nostro conduttore, in quanto impegnato nel livello 275 di Candy Crush Saga. Amici che hanno foto compromettenti, 7 novembre 2013, 27esima puntata di FM5S, ritorna ancora una volta il 7 perché lui è alto 1,70 m e però non sono 70 kg di peso ma parecchi di più. Saro Zappalà! Sono pochi di più. Buonasera al nostro pubblico, buonasera a te Fabrizio, buonasera a Tony Manini, a Mr. X e un bacio grosso a Lucrezia Caruso. Comunque ieri è passata la serata, non ritiro porco. No, senta, allora, non facciamo i falsi e tendenziosi. Questo è amore? Questo è davvero amore? No, non facciamo, regia, non facciamo i falsi e tendenziosi. Io ieri sera sono andato, allora intanto eravamo in 4. E comunque ho delle foto che potrebbero compromettere la mia già ampiamente compromessa carriera di giornalista. E fermiamoci qui. Allora, come sempre, solita cappella introduttiva che dobbiamo dire ogni volta. Tante sono le notizie che commenteremo quest'oggi, tanta sarà la musica. Oggi abbiamo deciso di regalarvi una puntata monografica perché uno dei gruppi che ha portato per anni avanti il nome della Spaghetti Funk e soprattutto del rap italiano, prima che arrivasse gente tipo Moreno Donadoni, proprio ha portato la bandiera in alto. Purtroppo si sono sciolti gemelli diversi. Ma veramente? Ebbene sì, purtroppo... Come? Ho detto a puttana di Eva. Lo sa che questa trasmissione non può andare in onda senza l'utilizzo di parolacce se non per fini artistici. Laddove ce ne scappasse una, come nel caso del nostro Saro, sentirete questo gioioso cicalino. Che si respira questa sera, ma c'è un cuore che spera, che pensa valga la pena di parlarti di ogni sua regina, per ogni signorina una rima, partendo dalla prima, Claudia, scoprendo insieme un nuovo mondo, oramai potrà il tempo scioglierne il ricordo, Kimberly Ellen e tutte quelle monelle, piene di soldi e di perle, ma vuote sotto la pelle, poi una battuta, la mia storia vissuta, innamorato perso in fondo di una sconosciuta, la mia bevita, perfetta ma non quella della mia vita, una fiamma che è svanita, sarai chi con lei impara a vivere una storia d'amore come una gara in cui si para, e ora io ti parlo di loro, la vita è strana, ognuna non era ciò che sembrava, ma tu no, e io dirai che non è da me, che amo solo il sesso e il resto è inutile, e che non so cos'è che hai. Gemelli diversi con Tu No, puntata monografica dedicata a loro. Nota a margine, mia mamma, no, non è uno scherzo, mia mamma conosce il cantante dei Gemelli diversi, quello che fa la parte, come dire, mi sfugge il coso, la parte melodica.
non è uno scherzo, lo conosce, solo che forse lui non conosce più lei perché si tratta di cose avvenute circa una quarantina di anni fa. Chiudo questo piccolo spazio e sti cazzi e do la linea alla rubrica imprescindibile, proprio il pilastro di questa trasmissione. Non hai dati. Bene, e ora come prendiamo tempo? No, forse c'è una notiziuccia del nostro Mister X. Allora, lo sapevate che purtroppo ritorna il Grande Fratello? Sì. Lo sapevate perché forse l'avevamo detto. Dopo il no dell'ingegner Rashid, l'ex Vukumpra di origine marocchina neolaureato al Politecnico di Torino, che ha raccontato il suo rifiuto di partecipare come concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello, gli autori del reality show hanno proposto l'ingresso nella casa di una nota docente dell'Università Bocconi di Milano. Lei per ora glissa. Confermata invece la presenza di due blogger, un uomo e una donna, scelti dal web. Di certo non sarà tra i blogger il sottoscritto, state tranquilli, che proprio a Cinecittà mi vedrete solo per fare, vabbè, un po' come Maradona, che tempo che fa. Saro, sei pronto? E allora fammi mettere la sigla. La sigla è una cosa importante, è il momento più importante della trasmissione. A lei il microfono, gentilissimo e simpaticissimo Mediasaro. Che ha visto il Barcellona vincente. Allora, la partita su Canale 5 ha totalizzato ben il 18,71% con 5.300.000 telespettatori. Il film X comunque regge ben il colpo con 4.085.000 telespettatori per una scena del 16,32% su Rai 1. Su Rai 2 il film Shall We Dance, Vuoi Ballare? Con Ricciardini ha registrato 1.990.000 telespettatori per un ascolto pari al 5,9%. Chi l'ha visto regge bene il colpo perché ha registrato nella presentazione 1.774.000 e il 6,6 e nel programma 2.753 e il 17. Il film su Italia 1 Matilde il Grande Botto ha ottenuto invece 2.087.000 telespettatori per uno share pari del 7,93%. Le due puntate di Demente avessero registrato rispettivamente 1.279.000 telespettatori per uno share del 4,46% e 1.244.000 e il 4,61% per una media totale di 1.209.000 telespettatori e il 4,53% di share. La nona puntata del programma della rete La 7, La Gabbia, ha ottenuto 696.000 telespettatori e il 3,43% nella trasmissione, mentre nella presentazione si è accontentato di 868.000 telespettatori e il 2,96%. Colgo l'occasione per dire che si è fatto il 18,2 su Canale 5 la partita, ma bisogna considerare almeno un 5% buono da Sky e un 2 da Mediaset Premium, quindi il dato della partita può sembrare basso, ma secondo me 6 milioni e mezzo, 7 li ha fatti considerando tutte e tre le piattaforme. Ritorniamo alla musica e ci ascoltiamo un altro singolo, un altro successo dei Gemelli Diversi, anzi forse il loro maggiore successo, quello che li ha fatti conoscere maggiormente al Mary. pubblico. Sì, ma non anticipare. Mary, Gemelli Diversi. Cosa? No, ho detto ti amo quando metti questi cartoni di piatto. Mary è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una finestra.
ferrovia, notti di sirene in quella periferia. Si dice che di noi tutti è un po' nostalgia, ma lei se n'è andata a Mary. Sente sola Mary, ora ha paura Mary. L'ho vista piangere, puoi chiedere una risposta al cielo Mary. Ora il suo sguardo non mente, agli occhi di chi nasconde la gente gli abusi osceni del padre, ma non vuol parlarne Mary e cede i suoi dolori in ogni foglio del diario che ora arra le mani. Guardando vecchie foto chiede aiuto d'una preghiera, sui polsi segni di quegli anni chiusa in una galera. La madre che sa tutto e resta zitta, ora al suo volto porta i segni di una nuova sconfitta. E l'ho vista girar per la città senza una meta, dentro lo zaino i ricordi che le ha sporcato la vita. Tradita da chi l'ha messa al mondo in un secondo, sul suo corpo i segni di un padre che per Mary adesso è morto. E stanca Mary, non ha più lacrime d'ora, chiede al destino un sorriso chiuso in un sogno la sera. Ma dicono che Mary se n'è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia, sanno che scappava. Notti di sirene in quella periferia, non bastava correre. Si dice che di noi tutti ha un po' nostalgia, ma lei se n'è andata a Mary, che cammina su sentieri più scuri, sta cercando sorrisi sinceri oltre i muri di questa città. I gemelli diversi con Mary. Allora, altra notizia del nostro Mister X. And who am I? That's not a secret I'll ever tell. You know you love me. XOXO. Gossip. Allora, il nostro Mister X ci scrive: Pippo Baudo, proprio in questi giorni ho una serie di incontri con i direttori di Rai 1 e di Rai 3 per dei nuovi programmi sia di prima che di seconda serata. Sono progetti a breve termine per l'inizio del 2014. Spero entro 20 giorni di essere cotto e mangiato. Ma Pippo Baudo, c'hai 80 anni, ma appendere il parrucchino bianco al chiodo, ma c'è un minimo di dignità. Andare in pensione. Sì, l'Inps. Allora, vai con sta testa che ti aggiusti, Saro. Tra l'altro, nota a margine circa il fatto del Grande Fratello: se ci mandiamo Saro al GF non ne resterà nessuno, se li mangerà vivi. Confermi? Sì, e poi se sono donne non è comune. Allora, ricordati che se tu andassi al Grande Fratello devi dire questa parola magica che è cappella cappella. Cioè, tu prenditi una telecamera, una delle tante, perché ci sono 100.000 telecamere nella casa del Grande Fratello, ti avvicini, la porti a te la telecamera e dici: dirigenti Mediaset, mettete questa nel daytime della mia amica D'Urso. Cappella, cappella. Ripeto, cappella, cappella. Lo dovresti fare. Sì, sì, la Cappella Sistina. Come ne usciamo vivi da questa situation? Non so se ti ha scritto. Ah, quando è che Fabrizio metterà il microfono al chiodo? Presto. Presto. Lo dico. Ma non fare troppe. Non dire troppe stronzate, Saro. Tu questa trasmissione non l'avrai mai. Gemelli diversi, vivi per un miracolo. Madre ancora troppo immatura, che ha avuto troppa paura, per ogni vita finita in un sacco della